sul Sime. E non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sim e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Not So Berry Challenge. Bentornati in casa Rainbow, ragazzi. E cosa sta facendo la nostra Deidre? Beh, lei è qui, ragazzi, che sta consultando il sito, il famoso sito, perché vi ricordo che la nostra, insomma, ha deciso di avere un figlio, non con i metodi tradizionali, perché lei non è impegnata in alcuna relazione, non è innamorata di nessuno, non vuole avere una relazione. E quindi si è affidata, nella mia immaginazione ovviamente, a un'agenzia che magari si occupa di far avvicinare persone che hanno lo stesso scopo, diciamo, no? Avere un figlio senza un coinvolgimento emotivo, almeno apparentemente. Voglio dire, ovvio, cioè nel senso, questo è quello che fa l'agenzia, ragazzi, però poi, insomma, si sa, no? La vita è sempre un po' misteriosa sotto questo punto di vista, non si può mai prevedere come andrà. La nostra qui invece sta facendo colazione. Milton, caro, dovresti prendere una porzione. Certo, Simone ha 6 sostenitori registrati, che bello. Prendi una porzione, cara. E nello scorso episodio abbiamo assistito, oh, appena sposati per il matrimonio, la promessa di una compagnia vitalizia può rendere felice qualsiasi sim. Beh, era anche ora, ragazzi, diciamocelo. Milton, ti brucia la sedia, caro? Ah, no, perché vuoi parlare con lei? No, perché hai da fare con lei? Ok, fermi tutti, perché qua, ragazzi, dovresti fare colazione, Milton. Poco, però vai al lavoro, eh. Chiediti la giornata a tua moglie, perché finalmente possiamo dire a tua moglie. E lei farà lo stesso, perché questi due sono perfettamente sincronizzati, ragazzi. Anche le stesse cose vogliono chiedersi, non è una cosa meravigliosa? E lei, ragazzi, come dire, diciamo che il fatto che i suoi genitori alla fine sono convolati a nozze in tarda età, è per questo, per lei non è che un'ulteriore conferma del fatto che due persone, per essere felici, non hanno sicuramente bisogno, uno, di sposarsi. Due, può arrivare la giornata dei sim, meno male. Non è detto che una persona, come dire, debba per forza avere un compagno per essere felice. Ho sbagliato tutto? La rete sembra credere che tutto quel che te riteneva giusto sia in realtà tutto sbagliato. Beh, tesoro, tu non sei una mamma, non sei ancora esperta. Quindi, cara, vieni qui. Perché la nostra ragazza non ha nulla da fare, andrà al lavoro fra 22 ore. No, non partecipiamo perché ormai con Milton non dobbiamo più partecipare. Vuoi flirtare, Milton? Vabbè, tesoro, vattene al lavoro che male non si fa. Cara, potresti, ecco, come dire, visto che vai al lavoro fra 3 giorni, guarda un canale, guardati i classici della TV. Perché la nostra ha da fare? Perché, ragazzi, ha da fare? Perché, innanzitutto, ecco, come dicevo poco fa, sempre più convinta che quindi non c'è bisogno dell'amore, di una relazione per essere felici. I suoi genitori sono stati insieme, hanno avuto dei figli, il padre in particolare ne ha avuto praticamente un appoggio della squadra di calcetto, e non erano neanche fidanzati, quindi voglio dire, non è detto che non stare insieme, no? Vado al vassoio, tesoro. Che per essere felici, scusate, bisogna per forza stare insieme a qualcuno. Lei si è messa questo in testa, diciamo, quindi accarezzala, perché lei è la tua piccolina per il momento, è ancora lì. Piccolina però che l'ha fatta qui, tesoro, eh. Falla uscire, dai. Perché lei è uno spirito libero, proprio come te. E la nostra, ragazzi, in questo episodio sta per recarsi a un incontro. Perché sì, l'agenzia magari, ho immaginato, le abbia inviato un messaggio nel quale appunto le ha comunicato un po' il profilo
della persona, vabbè, gliel'hai chiesto, diciamo, della persona che è disposta, diciamo, che ha i suoi stessi obiettivi, quindi che potrebbe incontrare e sarebbe perfetta per lei. Tesoro, ma che è? Ti prego, patata, eh? Stai calma. Ecco, vai, vai, vai a farti un giretto. Quindi, ragazzi, la nostra sta per incontrare questa persona. Ha letto che è un tipo carismatico, un gran lavoratore. E come dire, è rimasta colpita perché non ha intenzione di avere una storia. Però, ragazzi, lei è selettiva, cioè nel senso vuole che suo figlio barra sua figlia, quello che sarà, insomma, abbia dei geni, no? Particolari, insomma, deve essere un po' simile a lei, quindi non vuole avere un donatore che le trasmetta dei geni che sono una ciofeca, per capirci. Vuole dei geni seri, positivi, no? Improntati verso il lavoro, verso l'impegno. Insomma, ragazzi, vuole un donatore di serie A, chiamiamolo così. Quindi la nostra sta per incontrare il suo colui che potrebbe diventare il donatore e vediamo un po' se le cose andranno a buon fine o meno. E dopo un lungo viaggio, ragazzi, la nostra arriva qua, in questa baita, che è un qualcosa di spettacolare che vi invito con tutto il cuore a scaricare, creata da Aurora 16XD, si chiama Baita Montana, dopo ve la mostrerò. Arriva qui, ho immaginato che questa sia una baita, appunto, che questa, diciamo, questo sito, ecco così, di incontri, no, con questo obiettivo di avere un figlio, ecco, mette a disposizione per questi primi incontri, per le persone che vogliono un po' di privacy, perché comunque Deidre nella sua scheda ha riportato che lei è un personaggio pubblico, che è un politico, che non vuole che i suoi cavoli praticamente si sappiano, e quindi automaticamente, ragazzi, sì, siamo arrivati qui. Ma Deidre non sa che sta per conoscere. Cioè, sa che sta per conoscere il donatore, ma non sa chi sia. Vogliamo scoprirlo, ragazzi? Scusate. Ta-da! Proprio lui! Ebbene sì, ragazzi! È il nostro Renji, il donatore, che sta qui in questo momento. È arrivato ovviamente prima di lei. Perché io immagino abiti più vicino. Qui siamo, ragazzi, ovviamente a Willow Creek, però vabbè, io. Guardatelo, guardate quanto è carino. Perché sì, a quanto pare, ragazzi, anche lui ha lo stesso obiettivo della nostra Deidre. Ma come la prenderà lei nel momento in cui entrerà e si accorgerà che è lui? Temo, ragazzi, fortemente. Pessima preparazione. Il caffè era pessimo. Che bello, hai preparato qualcosa di orribile. Mi fa tanto tanto piacere. Quindi vai qua, tesoro. Io ovviamente li ho momentaneamente trasferiti entrambi in questa baita, ragazzi. Baita che voglio però assolutamente mostrarvi, perché è giusto dare i meriti a chi li ha. Baita Montana di Aurora 16XD. Guardate. Che meraviglia, ragazzi, è un qualcosa di spettacolare. E quindi sì, lei è qui, immaginiamo stia bussando. E sì, un momento, sente la voce. Ed è una voce, insomma, abbastanza profonda, che le piace. È aperto comunque. Accomodati. Lui sa che è lei, ragazzi? Non credo. Quindi la nostra entra qui e wow! Però che posto! Ragazzi, critica perché lei ovviamente è una criticona. Figuriamoci, guardate che spettacolo che è! È uno spettacolo questa baita, ragazzi! È uno spettacolo, quindi veramente vi consiglio con il cuore di scaricarla. Qua hai fatto il caffè che faceva schifo, caro. Mi fa tanto piacere per te. E
Hai preparato, oh, meno male, anche dei dolcetti, sì, perché il nostro sta per accogliere, non sapendo ovviamente che è lei, quindi lei si abiti, cambia abito, si toglie il cappotto e va qui. Vai a pattinare sul ghiaccio, il nostro vuole diventare flirtante tanto per cambiare. Arriva qui e lui la guarda, dice: ma tu? Immaginiamo un impara a conoscere, ragazzi. Cosa ci fai tu qui? Cosa ci fai tu qui? Cioè, mi lasci sempre come una statua, si può sapere? Ora cosa vuoi? Questa non è una partita di baseball, capisci? È una cosa seria. E lei, senti, guarda, ho anche mal di testa, ti prego. Ho un appuntamento da queste parti. Non capisco cosa tu faccia qui. Come sei venuto alla ricerca di tramezzini al formaggio grigliato? Beh, veramente io ho un appuntamento qui stasera. Un dinosauro come te? Non credo proprio. Non sono un dinosauro, ma come no? Guardati lì, tutto impostato, sembri finto, santo cielo. Sei un ranocchio, aspetti la principessa che ti baci per caso? E lui, ragazzi, diciamocelo, guardatelo. Lui è così da quando lei è arrivata, vi dico la verità. Senti, ero così felice prima e ora vederti mi dà proprio. Cioè, è peggio di un giorno di pioggia. Sei un disco rotto, irritante e fastidiosa. Io ho un appuntamento qui con una bella donna, capisci? Spero almeno sia bella, perché insomma, da quello che ho letto, che ha scritto lei nella sua scheda. Un momento, mi stai dicendo che ho preso un aereo per venire fin qui? E sei tu il donatore? Eh sì, tesoro. Sì, sono io il donatore, ma. Oh mio Dio, non dirmelo, non poteva andarmi peggio di così. E io che speravo di trovare una persona dolce come un muffin e non uno come te. E lui, cosa? Aspetta, 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 mi sta per esplodere il cervello. Sei tu? Sei tu che vuoi avere un figlio? Tu, come minimo! Sei peggio di un pipistrello, sei un robot! Prosciugheresti tutta l'energia vitale da quel povero bambino! Lascia fare, non sei adatta a fare la madre! Guardate, ragazzi, sti due! Guardate come si punzecchiano, ma in una maniera proprio terribile, eh! Avevo anche preparato qualcosa da mangiare! Beh, a quanto pare c'è la tempesta di neve e non è possibile allontanarsi da qui. Quindi saremo costretti a convivere per questi giorni. E lui, oh no, potevi darmi una notizia peggiore. Beh, vediamo un po' come hai cucinato. Quello l'ho preparato io. Cucinati qualcosa da sola. Veramente, ragazzi, l'ha preparato lei perché lui aveva provato ma ha fatto uno schifo. Però facciamo finta l'abbia preparato lui. Non male. Guarda che me la cavo. Avrei messo più verdure. Vabbè, tesoro, pure te. Comunque, lui cerca di avere un dialogo un tantino civile. Hai avuto problemi ad arrivare qui? Perché io all'inizio mi ero un po' perso. Tesoro, vuoi rispondere, cara? Parla del tempo attuale, lei lo informa. Che mentre veniva qui, no? Ha sentito di questa tempesta. Beh, diciamo che la tempesta ha creato qualche problema. Però sai, non sono tarda come te, non ci vuole una scienza per capire che bastava andare dritto per non perdersi, capito? E lui cerca di. Vedete, è rimasto proprio. Vorrebbe proferire qualcosa, ma effettivamente cosa può dire? Ha fatto la figura del fesso e quindi l'ha fatta, appunto. Ragazzi, sì. Comunque, beh, hai ragione, è vero. Questa volta hai ragione. Questa volta, sta dicendo lei. Comunque, dai, hai fatto un passo mediamente decente. Mamma mia, discuti dell'umore di disagio. Pensavo saresti andato peggio, invece, dai, è da pollice in su. Oh, beh, sei molto clemente, sai. Sento una strana puzza, ma sei tu? Ma come ti permetti?
permette di dire una cosa del genere? No, vabbè, insomma, ragazzi, abbiamo capito. Ma Susa! No, ma dai, ma prenditi un cappuccino, ti vedo teso. Beh, certo, altra caffeina gli può far solo che bene. Beh, tutto sommato, se ti guardassi con un paio di occhiali da sole non saresti poi così male. Tesoro, tu per risollevare l'umore sei proprio fatta apposta, eh? Lascia che te lo dica. E lui, dai, ripulisci. Ma guarda un po', togli anche i piatti? E lui guarda che sono un gentiluomo io. Sei tu quella strana. E lei, ecco cos'era sta puzza. Hai bruciato il caffè. Ma come si fa a bruciare il caffè? Lo so, tesoro. Ci penso io, spostati, va. Non saresti in grado nemmeno di farti una frittata. Anzi, nemmeno una frittata. Quella è troppo difficile per te. Lo so, tesoro, effettivamente la frittata, ragazzi, non è semplice, eh. Tutto il bene, ma... Non saresti in grado neanche di prepararti un uovo sbattuto. Vabbè, senti, visto che dobbiamo stare qua, c'è un film in televisione, vogliamo guardarlo? Non c'è niente di meglio da fare da queste parti, è perché si è nevicato, ragazzi. Quindi immaginiamo siano bloccati a causa di questa, no? Tempesta. No, tesoro, devi mollarlo, era solo per prepararlo, ma non ti serve il caffè adesso. Mettiamolo qui, in frigo. Un film? Va bene. Se non c'è di meglio da fare, tesoro, però siediti. Lo sai che puoi sederti, vero? Cara, siediti. Non ne vuol sapere. Capisco che ti sta antipatico, ma seduta almeno ti puoi mettere, lo sai? Ma che roba è, sta dicendo lui? Qualche film romantico non ci starai provando, spero. Io? Sta facendo lui? Figurati. Pensi di essere bella come il sole per caso? Cioè, sei una bella donna, per carità, però... Oddio, guarda, mi fai quasi commuovere. Mamma mia, ragazzi, sti due. Anche tu sei bello e profumato come un sacco dell'immondizia, lo sai? Guarda, non sono qui a perdere tempo per prendere mosche. Ora sono rimasta bloccata. Ma ho un obiettivo, capisci? Beh, anch'io non mi sarei iscritto a quel sito per niente. Però sai una cosa? Prima di tutto non puzzo come un sacco dell'immondizia. Fai una conversazione profonda. E comunque sulla base del sito abbiamo gusti molto simili. Ci piace mangiare al ristorante di lusso. Siamo persone di mondo a cui piace anche viaggiare. E abbiamo degli obiettivi nella vita molto simili, quindi... Beh, il denaro è importante per entrambi, questo è vero. Abbiamo delle cose in comune. Testa bionda. Beh, senti, non sono un ranocchio comunque, non aspetto una principessa che mi baci. Ma non sono nemmeno un dinosauro che pensa che per avere un figlio bisogna sposarsi. Chiamerei la polizia piuttosto. Io voglio essere libero, capisci? Non voglio una relazione. Mi ammoscerei subito, ma secondo me già sei moscio da qualche parte, tesoro. Non fare queste battute, ti prego. Oh sì, sono le classiche battute da disco rotto, ti prego. Non potrei mai vivere con una come te. Beh, una come me non vivrebbe mai con un sacco dell'immondizia come te. Però, è vero. Dichiara il genere film preferito sentimentale. Sei un romanticone, effettivamente. Però è vero, devo ammettere che abbiamo molto in comune. Beh sì, anche a te piace il cibo spazzatura, ho letto. Beh sì, e non mi piace perdere tempo a prendere mosche come te. Amo la musica classica e non solo. Beh sì, ammetto che siamo molto simili, sarebbe una lamata dire il contrario. Beh, siamo persone di mondo, quindi lui discuterà degli interessi. Sulla base dei nostri interessi forse dovremmo farlo, non credi? Mi lascia come una statua questo discorso, non avrei mai immaginato di dire una cosa del genere. Però sai, oggigiorno trovare una persona che abbia i tuoi stessi obiettivi non è semplice, come giocare una partita di baseball. Beh sì, è più facile ingozzarsi di cibo spazzatura. O una persona che stia bene economicamente. Beh, devo dire che tu, insomma...
potresti essere la persona più adatta, ecco. Certo, dovrei mettermi un paio di occhiali da sole, solo all'idea di avere un figlio con te, ma va bene. Sei una persona adatta, quindi perché, visto che abbiamo gli stessi obiettivi, non unire i nostri scopi? Beh, non ti aspettare però che un domani avrai un cassettone a casa mia. È una cosa che suona stranissima, è una musica che non mi piace granché. Lo so, hai ragione, non piace nemmeno a me, però pensaci. Avrebbe due genitori potenti, con i soldi, e avrebbe dei geni sicuramente vincenti, i miei e i tuoi, sulla base di quello che ho letto nel profilo. Beh, oddio, con un padre come te come minimo se la farebbe sotto ancora a 18 anni. Però va bene, potremmo provare. Beh, io sono una persona acculturata, capisci? Ho due lauree, macchine di lusso, insomma. Beh, oddio, non sarebbe proprio una cattiva idea, sta pensando lei. Lo sai che avrebbe il mio cognome, vero? Non vorrei spezzare quel tuo cuoricino. Non spezzeresti proprio niente, guarda. Beh, oddio, forse è follia, ma sai, il piano potrebbe anche funzionare. Beh, sta dicendo lui, non è poi un'idea così malvagia, eh. Insomma, ce li vedete ragazzi, questi due ad avere un figlio? Come crescerebbe questo povero pargola? Innanzitutto vi mostro anche la parte superiore. Ragazzi, guardate che spettacolo, è un qualcosa di meraviglioso, davvero meraviglioso. E quindi sì ragazzi, ho collocato qui un bar e il nostro sta venendo qui per preparare, vai qui anche tu tesoro, qualcosa, mentre lei accende un po' di musica jazz, regola il volume al minimo. Anzi, cambiamo stazione e mettiamo un po' qualcosa di, ecco, qualcosa di diverso. Perché la nostra vuole ballare, no? Quindi lui, questo lo produce direttamente, prodotto direttamente dal mio vigneto. Ma che reagisce alla prima neve, ma chi se ne frega? Ragazzi, Santo Stefano, come Santo Stefano? Fermi tutti, perché? Ah, beh, certo. Ok. Qui ragazzi è cambiato il calendario, ma a noi non è che ci interessi granché, sinceramente, anzi, via. Lo so, è da non ripetere, ma vi rassegnerete. Quindi vai in bagno tu, caro, perché altrimenti prevedo la fine. E lei è qui che sorseggia nel frattempo. E anche lui poi verrà qui a sorseggiare. Beh, mi serve del coraggio liquido per prendere una decisione del genere. Bevi, bevi, sta dicendo lui. E la nostra sì, un po' inebriata dall'alcol, ragazzi. Si lascia, come dire, andare. Era parecchio tempo che Deidre non si concedeva del sano divertimento che non fosse poi a scopo politico. No? Perché finora tutte le sue uscite, tutti i suoi appuntamenti hanno avuto sempre un secondo fine, no? Quindi dai, forza. E lui poi verrà qui, ragazzi. Anche lui ovviamente, immaginiamocelo un po' al ticcio, perché questi due non vanno tanto d'accordo, anzi direi per niente. Però c'è un vantaggio. Sì, a differenza della nostra Deidre, lui ragazzi ha un interesse per lei, perché ogni volta che la vede, insomma, sta flirtando. Beh, speriamo riprenda il tuo sorriso. Cosa vuoi dire? Non ci starai provando, vero? Lui, io, ma figurati. È per solo farti un complimento. Sai riconoscere una gentilezza quando uno ti fa una gentilezza? Eh? Balla con Deidre però, tesoro. Ma forza, sciogliti. Non stare lì impalato. Non spettegolare sui colleghi. Sei già stanco, eh? Io, figurati, sono abituato a fare le ore piccole. Non sai con chi stai parlando. E allora forza, fammi vedere invece di stare lì impalato. Sciogliti un pochino, basta, voi due. Vai, caro, facci vedere. Tiè. Vai, vai. Tiè, ragazzi, che movimenti. Si vede che sono entrambi alticci, perché lui non farebbe mai una cosa del genere.
Lei sì, perché magari è una che è abituata un po' con la sua famiglia a divertirsi. Invece Renji, ragazzi, insomma, viene da una famiglia un po' più... Come posso dire? Propone un piano folle, ecco, che è quello appunto del pargolo. Lui viene da una famiglia più impostata, più seriosa. Quindi non ce lo vedo. Si sta lasciando andare un po' per via del bicchiere, ragazzi. Esprime ammirazione. E un po' perché si sta veramente divertendo. Cioè, comunque, anche sempre solo stare lì a lavorare, ragazzi. Con lo scopo di battuti a bordaggio audace, di distruggere, diciamo, il tuo avversario, non deve essere qualcosa di piacevole, no? Lei è molto a disagio, ah, perché deve andare in bagno. Vai in bagno, tesoro, vai, che... Chi è che ora non ce la fa? Che non ha il fisico? Guarda che vengo, vado in bagno e poi ti distruggo, bello. Vabbè, ok, abbiamo capito. Effettivamente, sì, lo so, tesoro, sei triste. Ti passerà, dai. Vai qui. Ragazzi, balla con Renji, dai, torna a ballare, torna in pista. E il nostro, che è fiducioso, ragazzi, assolutamente sì, mi fa una battuta di abbordaggio audace, vai. Perché a lui piace, Dedre, guardate come la sta fissando. Beh, dai, ammettilo che sarei un ottimo partito se solo lo volessimo entrambi. Bah, non so, sei un tipo dolce? Se sei troppo dolce, no. Beh, ma no, in realtà non sono poi così dolce come credi. Posso sembrare tenero e carino, ma in realtà non lo sono affatto. Ma davvero? Tesoro, qua serve qualcosa da bere, però no, andiamo al piano di sotto. Vai a prenderti un caffè, vai, prendi una bevanda. Certo, non saremmo mai due cuori e una capanna. Non sono quel tipo d'uomo, però. Avresti cene di lusso? Ti porterai nei posti migliori? Ma questo non è un problema, no? Io e te dobbiamo solo avere un figlio. Non dobbiamo stare insieme. E ora è lei ad essere flirtante, ragazzi. Quindi spegni la musica, tesoro. Vai qui. Perché sì, diciamo che la nostra adesso vuole divertirsi, perché lo ha sempre considerato un po', no? Come dire, solo un avversario. Però lei sa che può far cadere ai suoi piedi un uomo con le sue tattiche ed è questo che vuole. Incantalo, tesoro. Vuole che anche Renji sia ai suoi piedi. E perché no? Un figlio potrebbe essere anche un modo per mettere fuori gioco il suo più grande avversario, anche quello più capace poi. Perché lei riconosce che Renji comunque, ragazzi, è un avversario temibile. Dai, flirta con lui. E lui, come mai adesso tutto questo interesse, tesoro, lascia fare. Sembri diversa adesso, ma sai... Quando uno si scioglie impara a conoscersi meglio. Che vorresti dire? Ma che sto pensando alla tua proposta, magari, no? Dopotutto, sussurra parole dolci. Anch'io non sono niente male, non credi? Beh, non potrei negarlo che sei una bella donna. Sarei uno sciocco e sono tutto fuorché uno sciocco. Beh, insomma. Ti piacerebbe avere una vita da casa delle bambole, vero? Con me? Oppure fare altro con me? Eh beh, ragazzi, non è fatto di legno, diciamocelo. Però vedete come la guarda? Che cosa vorresti dire? Lui è sempre un po', sebbene sia alticcio, è sempre un po' sospettoso. Perché comunque, di base, loro sono avversari politici, ragazzi, quindi... Ma su, lasciati andare. Beh, abbiamo cenato così bene insieme. Tieni la mano, sei una persona molto piacevole, ma sai, non vorrei mi tirassi una bidonata. Magari ora dici che vuoi avere un figlio, ma poi alla fine
Potresti tirarti indietro, io avrei sprecato solo il mio tempo. Beh, caro, non mi conosci affatto. Quando mi impegno in qualcosa e dico sì, è sì. Io non mi tiro indietro. Bisogna vedere se tu sei all'altezza della situazione. Beh, non credi che bisogna solo scoprirlo, mio piccolo fiorellino? Ragazzi, fra sti due, oh mamma santa, chiedi a Deidre di diventare la fidanzata. Oh mamma mia, non è questo il piano. È questo, ragazzi, ovviamente. Non dirmi che vorresti un appuntamento, vero? E lei, ovviamente, ragazzi, figuriamoci, Deidre? Deidre che va a chiedere appuntamenti? Assolutamente no. La nostra vuole arrivare al sodo. Non si fa neanche pregare. Non sono tipa da appuntamenti. Beh, oddio, vaglia, insomma, tesoro, ne hai avuti 500.000. E lui rimane, ragazzi, veramente basito. Mi prendi in giro, vero? E lei, perché mai dovrei? Abbiamo lo stesso obiettivo, no? Lo sai che poi non potrai tirarti indietro, vero? Scoppierà una guerra quando i nostri avversari politici scopriranno che ci siamo alleati in questo modo. Perché per lui questa è un'alleanza, ragazzi. E lei, sì sì, certo. Mi sto proprio alleando, come no? Ti faccio credere che mi sto alleando con te. Ma non è così. E lei, ovviamente, ragazzi, che sa ammagliare gli uomini e incantarli, come abbiamo visto. Ebbene sì. Beh, lo scopo non è quello. Saremo fortissimi insieme. Guardatela, ragazzi. Lei sa quel che vuole. Non aveva mai considerato di attuare la stessa tattica poi che ha attuato con tutti gli altri, con Renji. Ma perché no, dopo tutto? E quindi sì, ragazzi, con la nostra Deidre, che sta attuando questo piano, secondo lei, fra virgolette, diabolico, perché sta facendo credere a Renji di essere dalla sua stessa parte, però poi in realtà non sarà così, direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Sarà rimasta incinta la nostra Deidre? Resterà o meglio incinta la nostra Deidre? Chi lo sa? Di sicuro... Tesoro, mamma mia, vabbè. Tenterà finché non riuscirà, ragazzi, perché lei spera che con questo, no, con l'avere un figlio, con... sì, ecco, con legarsi in questo modo a lui, riuscirà poi a manipolarlo, ragazzi. Premesso che lei vuole un figlio, cioè nel senso non vuole utilizzare suo figlio. Utilizza questa situazione, ragazzi, attenzione, perché... Lei amerà la follia a suo figlio, sarà una madre molto protettiva. Neanche dormirebbe nello stesso letto con lui. Però glielo deve far credere, no? Guardatela, sta andando in un altro letto. No, tesoro, devi dormire qua. E lei, mi tocca dividere il letto con questo. Lo so, tesoro, che devi fare? Quindi ragazzi, se l'episodio vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici youtuber. Quindi ragazzi, andate, iscrivetevi ai loro canali, attivate la campanellina perché solo in questo modo vi arriva la notifica quando qualcuno di noi pubblica un video nel proprio canale, quindi mi raccomando andate e iscrivetevi. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa alleanza. Deidre avrà... come dire, raggirato il nostro Renji, ragazzi? Chi lo sa? Ovviamente non torneranno a casa subito. Io la manderò al lavoro, ma loro resteranno qui per un po', ragazzi. Perché c'è questa tormenta di neve, c'è questa tempesta e non possono andare via. Io vi auguro un fantastico inizio settimana, una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando, come sempre, al prossimo. Fatemi sapere cosa ne pensate. Sol Sol Simmers. E non...